Allora, ciao a tutti ragazzi, buongiorno. Il titolo è forte, però è una cosa che penso davvero. Credo seriamente che questo campionato sia stato falsato e ora vi spiego anche il perché. Prima di tutto però ci tenevo ad approfondire un discorso perché ieri sera tanti tifosi del Napoli sono arrivati a scrivermi: guarda, prima ti seguivo, questa uscita è infelice, non mi sei piaciuto, pensavo fossi più corretto. Cerco di spiegarmi un attimo perché ieri sera, dopo il video che ho pubblicato, è uscita la notizia secondo la quale Zielinski, Rachmani, Lobotka sarebbero stati messi in quarantena dall'ASL mentre viaggiavano verso Torino e che quindi stasera non saranno disponibili. Perché ho detto che il Napoli ha fatto una brutta figura? Perché ragazzi, dal 31 dicembre 2021, quindi da Capodanno, da una settimana, chi ha soltanto due dosi e chi quelle due dosi le ha fatte da più di 120 giorni, quindi 4 mesi, chi entra in contatto con un positivo è obbligato a farsi una quarantena preventiva di 5 giorni. Ok? Questa è la regola. Una volta invece era diverso. Entravi a contatto con un positivo con due dosi, con 120 giorni dall'ultima somministrazione, andavi a farti il tampone, se risultava negativo eri a posto, se risultava positivo eri libero. Stiamo parlando di una regola che va fuori dal discorso legato al calcio, allo sport, alla partita, a Juventus-Napoli. È proprio una regola che riguarda le persone, i cittadini. Quindi, a livello ufficiale, a livello legislativo, non so se legislativo è la parola giusta, ma secondo la legge, questi tre giocatori del Napoli non potrebbero giocare questa sera perché dovranno scontare 5 giorni di quarantena per evitare di diffondere il virus, per evitare che possano incubare il virus e che possano poi trasmetterlo. Che cosa succede? Ieri l'ASL, io ci ho scherzato sopra questa cosa nel video di ieri, quando l'ASL ha invitato il Napoli a fare attenzione e a usare tutte le possibilità per evitare la diffusione del virus. Questa è una di quelle. Io ci ho riso sopra perché mi sembrava una roba scema da dire, una roba scemissima. E tra l'altro l'ASL di Napoli, prima di mandar via il Napoli in un comunicato ufficiale, questa cosa la sottolineava. La sottolineava intorno alle 4, alle 3 e mezza, alle 4 del pomeriggio. Quindi quando poi il Napoli si presenta a Torino e gli dicono che questi tre giocatori sono in quarantena, ragazzi, il Napoli doveva guardarci, perché io non posso sapere, io, Luca Toselli o tifosi del Napoli, chi sono i calciatori del Napoli che hanno fatto la seconda dose da più di 120 giorni. Ci deve essere all'interno della dirigenza del Napoli, della società Napoli, un addetto che verifica queste cose. Questa è una figuraccia del Napoli, tanto quanto quella della Juve quando non ha confermato, prima di iniziare la trattativa su Ares, il fatto che fosse extracomunitario, non ci fossero gli slot necessari. Io mi ricordo all'epoca, continuavo a dire, dai, non ci posso credere, la Juve non può aver fatto un errore del genere. Vediamo, aspettiamo, cerchiamo di capire. Invece la Juventus aveva fatto una cappella incredibile. È stato il primo a dire, ragazzi, non ci si comporta così perché ci deve essere uno che le controlla le regole. Ora il Napoli avrebbe richiesto di farli giocare attenendosi al protocollo del 2020. Oh, ma ragazzi, ma stiamo scherzando? Stiamo scherzando o stiamo dicendo davvero? Questi tre giocatori non potrebbero nemmeno uscire di casa, sono a Torino. Questa cosa è gravissima, forse anche a livello penale. Figuratevi farli giocare, come dire, vabbè, però anche se dovrei essere in quarantena io posso venire a lavorare. Fammi lavorare per stasera, un cameriere. Un cameriere che dice, vabbè, io dovrei essere in quarantena, però ti prego fammi venire a portare i piatti alla gente, perché stasera proprio voglio lavorare, ci tengo da matte a lavorare stasera. Non penso proprio che questa cosa possa accadere, cioè non esiste questa cosa. Quindi questa è la spiegazione del perché, secondo me, il Napoli ha fatto una figuraccia in questo specifico caso. E per quanto mi riguarda, perché tanti continuano a dirmi, è inutile che dici che il Napoli vuole il rinvio, io non ho mai detto questo, io non ho mai parlato di Napoli che vuole il rinvio, perché semplicemente non ci sono le ufficialità per dire una cosa del genere. De Laurentiis andare in televisione e chiedere di non giocare sta partita non l'ho mai visto, quindi non dirò sicuramente che il Napoli, il presidente, la società, no, perché non lo so. Questo sì, questa è una figuraccia. Ragazzi, questa è una figuraccia.
Quindi questo è l'unico punto in cui vado a citare la società Napoli e non mi tiro indietro dal dirlo, e mi dispiace se c'è qualche tifoso del Napoli che se l'è presa e che dice che sono meno obiettivo. Ma ragazzi, ma sono ancora più obiettivo. Beh, ma stiamo scherzando, ma questa è una regola che vale per i cittadini, non per i calciatori. Quindi, a tal proposito, se anche voi siete in questa condizione, fate ancora in tempo, perché è grave questa cosa, è veramente grave questa cosa, ragazzi, è una legge. Hanno deciso di fare la legge dal 31 dicembre 2021. Bastava informarsi. Magari anche la Juve sta succedendo questo, e dire la stessa cosa per la Juve, perché c'è Rabiot, che c'è sto discorso che forse è vaccinato, forse non è vaccinato, non si sa. Ora ha preso il Covid da qualche tempo, quindi gli anticorpi li sta pompando. Però se c'è qualche situazione simile nella Juventus, ragazzi, uguale. Qualcuno mi parlava del Super Green Pass, ma non è il Super Green Pass per i calciatori, questa roba è diversa. Quindi in teoria, se non salta fuori che davvero c'è una regola che per i calciatori è differente, che quindi possono giocare, stasera questi non possono giocare e nemmeno potrebbero essere a Torino. Lascio da parte questa piccola postilla di Juventus Napoli che era necessario chiarire. La serie è falsata, cioè non prendiamoci in giro, ragazzi, questa cosa. Sono le 9:32, sono le 9:32, se io mi prendo il mio telefono, vado a vedere, partite. Dovrebbero giocare tutte, no? Iniziano alle 12:30. Tra 3 ore. Giocano? Giocano o non giocano? Oh, probabilmente l'Inter si presenterà a Bologna, poi si vedrà. La Juve si presenterà allo Stadium, poi si vedrà. Lo Spezia si presenterà a Spezia, poi si vedrà. Perché? Perché non è normale che le ASL abbiano un potere superiore e decisionale rispetto a quella della Serie A stessa. Ma questo vale anche non solo per il calcio, vale anche per il governo. Ci sono dei problemi grossi. Ci sono dei problemi grossi perché questa regola, per dirne una, questa regola del 31 dicembre 2021, secondo la quale se hai più di 40 giorni, di 4 mesi, 120 giorni dalla seconda dose che trovi in positivo, è un'ennesima regola che buttano dentro a tutte le altre regole. Stanno facendo confusione a livello comunicativo, ma non nel calcio, in generale. Se vuoi affrontare una pandemia, devi mettere poche regole semplici e chiare. Non aggiungerne, inventarne, toglierne, modificarne ogni 2 secondi. Devi avere degli organi decisionali forti nel calcio, nello sport, nel governo, nella politica, nella scuola, nelle infrastrutture. Non è possibile che tutti possano dire tutto e che la parola di tutti possa avere più potere di quella di un altro che non c'entra una fava. Non è possibile. Istituite un organo che decide tutto, se no qui tutto va a rotoli. Non ha senso. Questo campionato è falsato, ragazzi. Questa giornata, con questi presupposti, si poteva benissimo rinviare. Lo dico tranquillamente, con tutte le notizie che vengono fuori minuto dopo minuto. C'è la gente che mi viene a scrivere nei commenti, io non ci sto capendo più niente, ma certo che non ci stiamo capendo più niente. Sta lavorando con i gomiti invece che con le mani, con i piedi, con le ginocchia invece che con le mani. Ma che cosa sta... Ma ci rendiamo conto della situazione che abbiamo vissuto, che stiamo vivendo adesso? Cioè... Allora, vuoi andare avanti con la vita? Perché qualcuno ieri mi ha detto, vabbè, ma anche te che pensi al calcio in un momento di pandemia, chi se ne frega? No, un attimo, queste persone non escono di casa da 2 anni che c'è la pandemia, non fanno niente? Perché questo discorso vale per tutto. Durante una pandemia comunque si prova a vivere lo stesso, come si prova a lavorare, ci si prova anche a svagare con dell'intrattenimento, E lo sport questo è. Quindi sì, ci penso, assolutamente sì, non me ne frega niente di ammetterlo, perché è così, è vero c'è una pandemia, ma non è che mi chiudo in casa e non esco finché la pandemia non è finita, l'abbiamo già fatto, non è contato una fava, ok? Se ci aggiungiamo che dopo 2 anni e con i vaccini dell'ultimo anno i dati sono più incoraggianti, santo il Signore, non basatevi più sull'analizzare il numero dei positivi, basatevi sull'analizzare i casi gravi, le terapie intensive e i morti, perché sennò qui non ci saltiamo fuori. In Italia ci sono più di 100.000 positivi al giorno e ci sono migliaia e migliaia di persone che con niente, zero sintomi o con un semplice raffreddore sono chiuse in casa, perché sennò potrebbero danneggiare altre persone che magari non si sono volute vaccinare o che non si possono vaccinare o che semplicemente sono vaccinate e c'ha la sfiga di ricadere nella piccola percentuale di persone che comunque finiscono in terapia intensiva o alla peggio muoiono.
Allora, organizzatevi meglio. Il popolo non può, non ne può più. Il popolo, popolo è il popolo sportivo. Io l'ho detto ieri sera, ragazzi, io non andrei più allo stadio, io non comprerei più biglietti. Ma chi mi tutela nel comprare biglietti? Qual è il motivo per cui io oggi dovrei comprare un biglietto? Mancano 3 ore e non si sa se si gioca le partite tra 3 ore. Vado allo stadio e magari me l'annullano mentre sono lì. Ma stiamo scherzando? Ma stiamo scherzando? No, non esiste, questo campionato è falsato, ragazzi, non prendiamoci in giro, comunque finirà. Tutte le squadre avranno un motivo, un alibi a cui aggrapparsi, a cui attaccarsi per dire però io quella giornata lì, però io qui là, però loro di qua. Ci sarà, perché è così. E deriva questa situazione dal fatto che la Lega vuole giocare a tutti i costi perché non ci sono buchi per recuperare le partite. Quindi si sta andando oltre anche concetti di sanità pur di garantire spettacolo e quindi soldi e monetizzazione. Abbassate il numero delle squadre in Serie A. Si gioca troppo, ragazzi. Non è che ci prendiamo in giro. Si gioca troppo, non ci sono date disponibili, si gioca troppo. Queste robe bisogna ammetterle. Bisogna ammetterlo che in questo momento il calcio sta pompando al massimo per mungere una vacca super grassa. Però attenzione che poi i soldi non tornano indietro. Se si gioca con i sentimenti dei tifosi, che sono quelli che i soldi li portano dentro. Perché oggi penso che tifosi della Juve, tifosi del Napoli, tifosi dell'Inter, tifosi del Milan, nessun tifoso di calcio in Italia sia contento, forse tranne quelli della Lazio che non c'è un positivo, non si sa perché. Perché nessuno può essere contento oggi di giocare contro una squadra avversaria che non si sa se uno gioca, che quello è ammalato, che questo sta bene però è a casa, che quello non si sa. Io non sono contento di giocare contro questo Napoli, ve lo dico, per quanto sia dell'idea che assolutamente i 3 giocatori in quarantena non debbano scendere in campo, e mi fa schifo pensare che giocherò contro un Napoli con tutte queste assenze, penso comunque che non debbano scendere in campo quei 3. Ragazzi, mi fa cagare, e mi fa cagare perché Juventus-Napoli è una partita che mi voglio gustare. Non con le riserve, 2 primavera, noi con il quarto centrale di difesa e poi forse non si sa chi gioca. Non mi piace. Che cosa vi devo dire? Non mi piace che degli organi diversi dall'organo principale del calcio, la Lega Calcio, possano decidere se si gioca, se non si gioca, chi può giocare, chi può partire. Non mi piace. Non è calcio. Per quanto mi riguarda, questo campionato è falsato, a prescindere da Juve-Napoli, a prescindere dal discorso che abbiamo fatto all'inizio, in generale, una vergogna. E niente, mi sono sfogato abbastanza anche in video, dopo averlo fatto ieri sera con dei post, dei tweet, e noi ci vediamo stasera con la partita.